31 dicembre 2017 le foto ufficiali del fidanzamento. A scattarle, il fotografo amato dalle star di Hollywood, Alex Lubomirski. 21 dicembre 2017 le foto ufficiali del fidanzamento. 21 dicembre 2017. 20 dicembre 2017 l'arrivo al pranzo di Natale della regina Buckingham Palace. 20 dicembre 2017, 1 dicembre 2017, il primo impegno ufficiale da fidanzati. A Nottingham, in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS. 1 dicembre 2017, 1 dicembre 2017, il primo impegno ufficiale da fidanzati. 1 dicembre 2017, 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 27 novembre 2017, l'annuncio del fidanzamento ufficiale. Il principe e l'attrice posano nei giardini di Kensington Palace. Lei, per la prima volta, sfoggia l'anello al dito. 27 novembre 2017 l'anello. 27 novembre 2017. 26 settembre 2017 il debutto da coppia a Toronto, durante gli Invictus Games. 26 settembre 2017. 26 settembre 2017. 26 settembre 2017 il principe avrebbe deciso di invitare alle nozze con Meghan Markle le sue due ex fidanzate più famose. Nessun imbarazzo, assicurano i giornali britannici, ma solo una buona amicizia. L'ex marito dell'attrice americana, invece, non ci sarà. C'è almeno una domanda che tormenta tutti i futuri sposi: invitare l'ex al matrimonio, sì o no, è una scelta che dimostra di essere rimasti in buoni rapporti o è solo cattivo gusto? Il principe Harry, a quanto pare, avrebbe già trovato la risposta. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il fratello di William avrebbe deciso di invitare entrambe le storiche ex alle nozze con Meghan Markle, in programma il prossimo 19 maggio al castello di Windsor. Tra i banchi della St. George's Chapel così non dovrebbero mancare le due bionde che hanno quasi conquistato il cuore del quinto in linea di successione al trono britannico. Top Stories: Chelsea Davy, che ha frequentato Harry per ben 7 anni, e Cressida Bonas, che è rimasta al suo fianco per 2 anni. Per l'esperto di affari reali Richard Eden, il principe è rimasto in ottimi rapporti con le due. Harry è un buon amico di Chelsea e Cressida, quindi saranno presenti al matrimonio, ha fatto sapere Eden al tabloid britannico, riprendendo le confidenze di un amico del promesso sposo. Quando le relazioni sono finite, Harry si è assicurato che non rimanesse del rancore. Non penso che la loro presenza possa infastidire Meghan. La 36enne americana, ex attrice di Suits, del resto, è l'unica che è riuscita davvero a conquistare lo scapolo reale più famoso. Harry e Cressida Bonas nel 2014, a ben guardare, invitare gli ex sembra essere una pratica ben diffusa tra i reali britannici. Diverse ex ragazze di William hanno infatti preso parte alle sue nozze con Kate Middleton, celebrate il 29 aprile del 2011. E Camilla Parker Bowles aveva assistito al sì del suo ex Carlo con Diana Spencer. Ma quella è un'altra storia. Tornando a Harry, Chelsea nel 2016 aveva già fatto sapere di essere ancora vicina al suo principe. La ragazza, prima avvocato e adesso designer di gioielli in Sudafrica, aveva dichiarato: "Io e Harry saremo sempre buoni amici". Cressida, invece, non ha mai voluto commentare la loro separazione. Harry e Chelsea Davy nel 2007. Di certo a Windsor il prossimo 19 maggio non ci sarà posto per l'ex marito di Meghan, il produttore Trevor Angelson.